Buonasera mister, oggi purtroppo la prima sconfitta in campionato, come giudica la prestazione dei suoi ragazzi? Ma io direi abbastanza bene, non per campare scuse, il loro primo gol era 2 metri in fuorigioco, ma non voglio star lì a una cosa o all'altra. L'episodio che ha un po' deciso la partita, a mio avviso, è quando noi abbiamo sbagliato quel gol sull'1-0, andavamo 1-1 in 10, ci dava un po' più di coraggio. Abbiamo giocato noi la palla e loro hanno fatto i gol. Ti dirò, a noi purtroppo oggi è venuto a mancare troppo Vasi, la prima punta, che è il nostro goleador. Mercoledì è stato espulso per un'ingenuità assurda e così l'abbiamo pagata in maniera esagerata. Comunque bene loro anche perché per la categoria sono un'ottima squadra. Come ti dico, secondo me per essere terza categoria si è vista una partita non male, giocata a pallone, no? Sia noi che loro. E ti dirò, giro palla queste cose forse non per star lì, ma abbiamo avuto forse più possesso palla noi di loro. Abbiamo concluso molto poco, si poteva fare di più, ma io faccio un plauso a tutti i miei giocatori e vorrei ringraziare innanzitutto tutta la gente di Lagnasco che è venuta e ci ha fatto un tifo col cuore che deve servire a noi tutti per continuare in questo campionato e arrivare all'obiettivo che tutti vogliamo. Ecco, quanto ha influito secondo lei l'espulsione? Potevate sfruttarla a vostro vantaggio? Sì, l'espulsione 11 contro 10, non siamo stati capaci in quel momento si doveva giocare più sui laterali perché con la superiorità numerica invece ci siamo riusciti poco. Abbiamo tenuto tanto palla ma ci imbottigliavamo sempre verso il centro e arrivavamo al limite dell'area, non siamo mai riusciti a concludere. Però come ti dico, mi ripeto, tutto sommato nonostante il risultato sono contento della prestazione dei ragazzi perché secondo me è andato non il massimo e ancora un po' di più.